Ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia, ci troviamo a Monza alle sale Prova Nipa per la sesta giornata di audizioni del Contest 2015. Loro sono i The Last Project. In arrivo dall'audizione, com'è andata? Ah, è andata molto bene, cioè molto bene, bene, dai. Non esageriamo. Che pezzi avete suonato all'audizione? Allora, abbiamo fatto due pezzi freschi freschi, uno si chiama Dead Wrong e l'altro Bugs. E sono pezzi che vorremmo mettere nel nostro nuovo album, che è ancora in fase molto, diciamo, precoce, in fase iniziale, ecco, esatto. Che tipo di musica suonate? Chi è che vi ispira? Quali sono i vostri artisti, diciamo, di ispirazione? Ma ce ne sono? No, ci sono, più che altro il periodo anni 80, oppure anche l'indie rock, cioè ci sono troppi gruppi, impossibile scandire un gruppo, però la scena indie rock, la scena alternativa anche italiana, anni 80 comunque, inglese, americana, siamo di quel genere lì. I vostri testi sono in inglese tutti quanti, chi è che scrive, come nascono i pezzi? Allora, il pezzo in generale nasce, diciamo, in sala prove da un'idea di solito, un'idea di chitarra che porta Carlo. Poi costruiamo il pezzo, poi una volta che c'è una buona base si comincia a scrivere un testo. Di solito li scrivo io, però le idee arrivano un po' dappertutto, insomma, arrivano da tutti. Quindi nascono poi in sala prove tutto l'arrangiamento. In sala, quando siamo tutti insieme, tipo c'è un giro di chitarra, un giro di batteria, un giro di voce, di là parte tutto poi. Ho visto che avete all'attivo un EP, giusto, e già un album, e quindi state scrivendo, quindi state componendo poi i brani per il prossimo album. Gli altri due come si intitolavano? Allora, Feeling Good in Your Shoes era il titolo dell'EP, quattro pezzi del 2009, credo, 2010, e poi l'anno successivo abbiamo fatto il primo album che si intitolava Future Phobia, erano otto pezzi e insomma stiamo cercando sempre su quella linea di evolvere un po' anche il modo di costruire i pezzi, anche il modo di pensarli. Quindi un pochettino la vostra musica sta cambiando, sta crescendo negli album? Di sicuro. Dove si possono trovare i due precedenti lavori invece? Allora, fisicamente non si possono più trovare perché sono, li abbiamo finiti. Esatto, fortunatamente le copie sono andate tutte. Si possono trovare sulle nostre pagine, per esempio di Facebook o anche YouTube, si possono trovare sia i link per sentire direttamente i brani, oppure avevamo anche la possibilità di scaricare l'album, se non mi sbaglio. Sì, avevamo messo su un server online il download gratuito di Future Phobia, così da farlo girare anche un po' online. Esatto, la possibilità. Esatto, invece Feeling Good in Your Shoes oramai andato, cioè nel senso, magari su Rockit, su SoundCloud abbiamo qualcosina ancora di pezzi in streaming. Ce l'abbiamo noi a casa. Abbiamo noi a casa. Nel caso ci chiamate, veniamo. Fanno una copia pirata del loro album e la spediscono. Esatto. No, siamo contenti se fa le copie pirata, vuol dire. Allora, per cercarli quindi basta fare The Last Project oppure avete un indirizzo diverso? The Last Project Band su Facebook. Sì, The Last Project esce su Instagram, sui social network in generale, su Twitter. Ora come ora bisogna avere per forza tutti i social. L'aspetto social. Bisogna essere social, altrimenti non si va da nessuna parte. Presentatevi brevemente agli nostri amici. Allora, io sono Francesco, ho 25 anni, studio lingue, suono le tastiere, a casa suono la chitarra, però non volevano che la suonassi più per il gruppo. E principalmente canto. Io Francesco, 26 anni, suono la batteria. Io sono Marco e sono il bassista. Carlo, 25 anni, chitarra. Quindi il cantante tastierista, giusto, sei tu. Sì. Ok, perfetto. E secondo voi, fine anno uscirà l'album? Adesso ci siamo messi dei paletti, diciamo. Dobbiamo prima fare un piccolo demo, poi farlo girare un po', vediamo se qualcuno ci segue, se qualcuno ci vuole seguire come booking, come produzione. Vediamo di fare qualcosa di un po' più complesso questa volta rispetto all'EP o rispetto al vecchio disco. Cerchiamo di arrivare a un passo più su quello che ci è sempre mancato finora, però arriverà. Quindi
Quindi testerete i vostri brani live, allora seguiteli sulle loro pagine per poterli seguire durante i live, così ascolterete anche i pezzi nuovi. Io vi ringrazio moltissimo, vi regalo il calendario di Live Music Lombardia. Un grosso in bocca al lupo per il contest The Last Project.